Cari amici di Belcanto Italiano, bentornati al nostro appuntamento di analisi tecnica di brani di musica da camera che in genere si studiano proprio all'inizio. Abbiamo scelto dei brani che generalmente si assegnano a studenti alle prime armi perché sono poco estesi e dunque, diciamo così, di facile esecuzione. Oggi parliamo del Vagaluna di Vincenzo Bellini. Ecco, Vagaluna è un brano apparentemente molto semplice, quanto estremamente massacrato. Massacrato perché fa parte della categoria dei brani che appunto sono piuttosto bassi, dunque escono e quindi si fanno cantare così come vengono, perché tanto la voce ormai più naturale è e meglio è. Invece non è così. Ricordiamo che il canto lirico è un canto impostato, che la voce si deve propagare per uno spazio molto ampio, spesso bucando anche l'orchestra e arrivando fino al logione se si tratta di teatro. Ora, questa è musica da camera, ma perché è musica da camera non è detto che bisogni eseguirla male. Allora, Vagaluna è molto utile come brano perché aiuta a analizzare il problema dei centri vocali, dei centri e dei due passaggi di registro, parlando di voci femminili. Quindi, secondo passaggio di registro per soprani e tenori è quello, ricordiamo, nell'area che va dal Do al Fa, e per le voci femminili di soprano il primo passaggio di registro è quello dell'area compresa tra il Fa diesis e il Mi bemolle. Tra Fa diesis e Mi bemolle, dal Re scatterebbe praticamente la voce di petto. Ecco allora. Apparentemente semplice, si sposta immediatamente questo brano dalla prima nota centrale al secondo passaggio di registro, che è quello che è la porta per gli acuti. Quindi, Vagaluna che in argenti parte con un bel La bemolle. Sentito le prime note, la si do re do si la sol fa, quindi re do si la re. Questa è una nota abbastanza acuta, spesso si esegue schiacciando i suoni verso il sorriso e quindi si ha, soprattutto nei casi di soprani ma anche di tenori, si hanno delle voci che tendono timbricamente a un suono piuttosto acido e strizzato, quindi vi faccio sentire la differenza. Ecco, è diverso invece usare la tecnica del suono coperto, quindi un'impostazione verticale. Ora, se da un lato è bene non schiacciare i suoni rendendoli appunto striduli con questo sistema dell'impostazione orizzontale, queste rive, dall'altro non è nemmeno bene usare l'altro sistema opposto, che è quello dell'affondo. L'affondo, lo ricordiamo, è un sistema che tende a creare tanto spazio nella gola, abbassando in modo forzato la laringe per fare una voce grossa e scura. Ecco, questo non va assolutamente fatto perché la laringe è uno strumento mobile, assolutamente autonomo, cioè
Scendendo e salendo si sposta praticamente da sola. È uno strumento di alta precisione, sia per quanto riguarda il repertorio cantabile che per le colorature funziona molto bene, e quanto più sarà libera la laringe nei suoi movimenti autonomi, tanto più il canto sarà perfetto. Quindi ricordiamo, l'affondo è assolutamente nella scuola italiana da evitare, come pure il sistema del suono schiacciato. Ecco, andiamo avanti. Ed inspiri, ed espiri agli elementi, il linguaggio dell'amore. Allora, qui abbiamo un altro problema che si presenta immediatamente. La si do re do si la sol fa mi do mi. Quindi ed inspiri, spiri. Qui c'è la I e la E. La I e la E sono vocali che per loro natura sono piuttosto strette. Quindi, assecondando la natura della I e della E, sicuramente si andrà a fare un suono schiacciato, privo di spazio e quindi piuttosto stridulo. Ed ispiri. Per mascherare questo suono stridulo e schiacciato si può cercare di rendere con il sistema del sorriso questo suono un po' più vellutato, quindi spingere anche un po' meno. Ed ispiri, ed ispiri agli elementi. Il risultato sarà che questo suono è piuttosto soffiato, c'è dell'aria in mezzo alle corde e quindi la voce non sarà proprio bene a fuoco e ben proiettata. Quindi evitare suono schiacciato ed evitare affondo, soprattutto per le voci maschili. L'affondo è praticato tanto nelle voci maschili che spesso per questo disastro non riescono a salire. Ecco, va chiarito che se non riescono a salire le voci maschili, spesso il problema è dovuto a centri troppo larghi e grossi e diciamo di colore baritonale. La voce scura e grossa va evitata assolutamente nel canto lirico. La voce deve essere agile, snella, libera e mai grossa e spinta. Allora, come si risolve questo passaggio? Un'altra volta con la pronuncia delle vocali, non secondo le regole della lingua italiana. Se io dico ed inspiri agli elementi il linguaggio dell'amore, se io canto come parlo, il suono mi si schiaccia. Ecco, allora come si risolve? Dando spazio al suono. Lo spazio al suono, come per tutti gli strumenti al fiato, è di ordine verticale. Ed espiri, ed espiri agli elementi, il linguaggio dell'amore. Andiamo alla seconda parte, testimonio or sei tu sola. Ecco. Testimonio or sei tu sola del mio fervido desire, da lei e da lei che mi innamora, conta i palpiti e palpiti e i sospiri. Allora, qui è interessante che Bellini ci mette subito nei guai, perché e da lei che mi innamora, lì si va direttamente al primo passaggio di registro. Parlo solo delle voci femminili, perché le voci maschili di tenore non hanno questo problema, non ce l'hanno il primo passaggio di registro. Allora, quindi, e da lei che mi innamora. Questa nota qui è una nota di saldatura tra la zona del passaggio di registro del primo passaggio. Mo, 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 e può essere fatta anche col registro di petto, volendo.
Sentite la differenza tra i due colori. Quindi, dal punto di vista pratico, questo passaggio qui per le voci femminili di soprano può essere eseguito in due modi: o con la voce di petto, o agganciando questa piccola zona di passaggio alla voce di testa. Io parlo di questo problema perché per le voci femminili questa zona non è semplicissima da risolvere. Credo che addirittura sia più difficile risolvere la questione del primo passaggio di registro che quella del secondo passaggio verso gli acuti. Quindi, ecco, sentite che io sono passata namora, sono passata volutamente al registro di petto, come? Favorendo lo scivolamento della laringe verso il basso. Vi faccio risentire tutta questa frase con questa scelta, cioè praticamente canto la zona di passaggio fa e mi bemolle del soprano di petto. Quindi forzo un po' la natura vocale, in altre parole, affondo un po'. Palpiti, e dopo ripasso al registro di testa. Ora, per mia scelta artistica personale, preferisco francamente evitare in quest'aria, in questo momento, il passaggio al registro di petto. Perché? Perché intanto la permanenza in quest'area è molto breve, quindi se anche io come soprano decido di tenerla agganciata al registro di testa, quindi con una posizione alta, agganciata proprio alla parte di testa della voce, non è che io soffra in modo particolare. E anche perché quest'aria è talmente sognante che dare un colore mezzo sopranile a queste due o tre note in questo momento non sarebbe giusto proprio dal punto di vista interpretativo. E allora che cosa si fa? Si tiene la voce alta. Ancora più mezzo sopranile. Ripeto, evitiamola in questa zona come soprani, perché in questa zona, ma in quest'aria. Come si fa a tenere con lo squillo di testa la zona di passaggio? Me l'hanno chiesto tanti soprani e io ho una spiegazione molto semplice, che è la seguente. Fatela squillare un po' più verso il naso, sì, diciamo nasalizzatela un po'. Sembra una bestemmia perché in effetti la voce nasale è qualcosa da evitare assolutamente, perché la voce nasale rende tutto molto più è veramente eccessiva. Ma in questo caso, in questa zona, per tirare su, bisogna far squillare la voce molto alta, quindi sollevare tanto il palato molle. Perché se la lascio andare giù, come sarebbe anche naturale, si ha questo passaggio al registro di petto che, ripeto, in questa zona non è proprio il massimo per quest'aria, invece per altre aree sarà sicuramente di grande effetto. Andiamo avanti. Conto i palpiti, i palpiti, i sospiri. Qui c'è una nota coronata indicata da Bellini che è un do, dove si suppone bisogna fare un piano perché l'atmosfera è sognante e si chiude una frase, quindi non è uno stile eroico questo. Come si fa a fare un piano su un do senza che la voce cada indietro?
E questa è un'indicazione che vale per soprani e tenori. Vedete che se io canto forte, apro tanto. Se canto piano, chiudo un po' di più. E naturalmente non dico pa, ma dico po, cioè uso una A coperta. Il suono coperto è qualcosa di straordinario veramente nello studio del canto. Se io apro la posizione diventa tutto più complicato. Schiarisco la voce, che però mi risuona un pochino più in dentro. Ecco, c'è anche questo problema che praticamente l'uso del suono attraverso il sorriso è percepito tanto da chi canta con una sensazione brillantissima, ma è dentro. È dentro, è una sensazione che sta dentro. Il suono coperto invece è tutto fuori. E quindi è più potente il suono coperto, si fa meno fatica ma squilla di più. Allora, andiamo avanti. È da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri. È da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri. È da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri. Molto più incalzante da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri. Come si fa qui a farsi capire? È molto semplice. Siccome saliamo e poi scendiamo, saliamo e poi scendiamo, tutte le volte che scendiamo dobbiamo pronunciare meglio le consonanti. Certo, perché se si usa il sistema del suono raccolto, è da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri. Questo è un sistema che avvicina tutte le vocali verso un centro focale di proiezione del suono, che è la O. Vedete che io sposto pochissimo le posizioni vocali. Se comincio a parlarle, da lei che mi innamora, conta i palpiti, i punti di risonanza vanno avanti e indietro, quindi per compensare dovrò sicuramente spingere. Allora, che cosa si fa? Si tiene un suono che sia sempre avanti e brillante. Ho pronunciato solo le vocali di questa piccola semifrase, e per far comprendere bene il testo io cosa faccio da cantante? Scolpisco bene le consonanti. E da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri. E da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri. Che nell'epoca d'oro del canto della migliore scuola italiana chiamavano, i miei maestri chiamavano, il suono tondo. Io ho avuto i miei primi due maestri, due tenori straordinari, che mi dicevano: il suono deve essere sempre tondo. Ora, se io pronuncio E, I, A, il suono non è tondo, è schiacciato, è orizzontale. Qualcosa di tondo deve essere sferico. E, I, O, O. Vi faccio riascoltare questa frase. E da lei che mi innamora, conta i palpiti e i sospiri.
che io vi ho indicato la mandibola nel momento in cui ho avuto la necessità di aprire di più in verticale la posizione, perché certo salendo ci si avvicina al secondo passaggio di registro ed è obbligatorio dare ancora più spazio e aprire la mandibola. Ve lo faccio rivedere un'altra volta. Allora, vedete che per lasciare questo suono libero io non posso dire del parlato sospir. Allora andiamo avanti nell'analisi tecnica. Ecco, queste sono tutte cose che bisognerebbe studiare pian piano quando si affronta quest'area. Generalmente è un'area che si fa studiare ai cantanti alle prime armi, no? Agli allievi alle prime armi. Tutte queste cose vanno assolutamente spiegate. Io ho sentito ultimamente gente che mi ha raccontato che gli hanno detto che per cantare bisognava aprire la bocca e cantare. Ma non si può cantare su due ottave e fare un pace mio Dio aprendo la bocca e basta. Serve una tecnica dell'apertura, e il come aprire la bocca, come sostenere sul fiato, come fare i passaggi di registro, proprio come pronunciare le vocali o come non pronunciarle salendo o scendendo. Sono tutte cose che bisogna che gli allievi conoscano. Vi dicono aprite la bocca e cantate, rifiutate, chiedetegli come si fa, insomma. Allora, dille pur. Vi faccio notare un punto di valore che spesso si dimentica. Quindi, dille pur che lontananza il mio dol non puolerir. Qui accade la stessa cosa. Questo re bemolle, si dice in gergo, va girato. Che cosa vuol dire va girato? Vuol dire che deve squillare come un po' più in alto, certo, perché la laringe salendo tende a spostarsi lievemente verso l'alto e trasmette praticamente le vibrazioni sempre più su. E allora che cosa bisogna fare? Qui abbiamo dei muscoli che si chiamano muscoli risori. Ora, usando i muscoli risori, la gola immediatamente lievemente si irrigidisce, quindi bisogna fare tutto il contrario, ammorbidire questa parte. Così, con questo sistema mandibola lievemente avanti e in giù, e fare questa zona di passaggio di registro. Dille pur che lontananza il mio dol non puolerir. Vedete che il do ha una sua posizione vocale particolare. Quindi che io pronunci A e io U, qualsiasi vocale, quel do deve avere un'apertura, altrimenti la voce si blocca. Così diventano tutti soprani leggeri e tenori leggeri. Che se nutro una speranza. I portamenti vocali sono un'esigenza fisiologica dello strumento laringeo, perché il legato non è altro che un portamento nascosto, cioè l'arte di portare una nota verso l'altra. Dille pur che vi faccio sentire
al rallentatore cosa fa la mia voce per legare un suono all'altro. Dille pure che lontananza che per salire da un La bemolle a un Do serve morbidezza e tanto tanto scivolo. Non può. E così si riesce a cambiare posizione vocale anche. Non può. Perché non si può fare non può. Cioè, viene tutto staccato così. Il portamento è proprio obbligatorio per legare le note. Ovviamente, se io comincio a cantare che se nutro una spera, no, questo è brutto. Quindi l'eccesso di portamento va sicuramente eliminato. Ma un portamento per legare, un portamento nascosto o un portamento per grandi salti vocali, per forza ci serve, ragazzi, altrimenti la voce non funziona. Quindi, velocizzando questo processo, che se nutro una speranza, e la sol, sì, e la sol nell'avvenir. Andiamo avanti. Del purché giorno e sera con dolore del dolor che una speme lusinghiera mi conforta nell'amor che una speme mi conforta nell'amor. Ecco qui un'altra volta il sillabato mi conforta nell'amor, anche i diciamo questi lievi accenti che ha scritto Bellini non sono da intendere come uno sforzo vocale, quindi non con la spinta ma proprio con la pronuncia ben scandita soprattutto delle consonanti. Che una speme lusinghiera mi conforta nell'amor, che una speme lusinghiera mi conforta nell'amor. Ecco, è concessa anche una piccola cadenza finale, all'epoca le cadenze erano materia di tutti gli studenti di canto e di tutti i grandi cantanti, ogni cantante si scriveva la sua, quindi se volete inventate anche voi una vostra cadenza personale. Ecco, con questa spiegazione l'Accademia Nazionale di Bel Canto Italiano vi augura buono studio, sperando di avervi fatto cosa gradita. A presto.